giochi che lasciano il segno. Holy crap, bitches, tutti quanti ragazzi, sono Mezzebossa e sono tornato con l'ottavo episodio del mio gameplay di Spyro 2. Allora ragazzi, sono tornato con un video di Spyro 2 dopo due mesi che non ne caricavo uno perché avevo deciso di fermare questa serie perché non era molto seguita. L'ultimo episodio aveva fatto soltanto 4 mi piace. Spero adesso, vi ripropongo questo episodio, di sicuro ve lo metterò a sorpresa, magari tra un video di Verde Foglia e uno di Super Meat Boy, giusto per vedere quanto successo riscuoterà. Poi anche se non riscuoterà successo, quando finirò Super Meat Boy e Verde Foglia, ricontinuerò questa serie, tranquilli. Se vi piace, bene, se no la continuerò lo stesso. Allora, praticamente ci siamo lasciati dentro ghiacciaio, che mi mancava una gemma, sono andato a cercarla, praticamente l'ho trovata, era all'inizio del livello, era praticamente dove c'erano quei quattro eschimesi che ti facevano da scala umana con le lance, era là più o meno, comunque non ho avuto tante difficoltà a trovarla. Adesso faremo il prossimo livello. Ok. Allora, ho preso tutte le gemme qui, perfetto. Ok, io direi di prendere anche queste. Ok. Ok, quante vite ho? 21, pensavo di averne di più. Ok. Voi morite. Ok. Mangia, fai scorta di cibo, di cibarie. Che andiamo a fare. Oh, cosa ho trovato lì? Si nascondeva. Ok, diamo un ultimo sguardo veloce. Ok, non mi ricordo come cavolo si chiama sto livello però. Aspettate, qui ho preso tutto. Sì. Questo livello era... porca puttana, non mi ricordo il nome. Skelos... cos'era? No, non mi ricordo il nome in italiano, raga, peccato. Skelos Badlands. Pff, no, non mi ricordo il nome. Vabbè, dai, sentiamo il filmato. È un livello abbastanza... non difficile, però un po' complicato. Ok. Siamo fermi. Facciamoci vedere. Ah no, aspettate. Posso anche ucciderlo col fuoco, dai. E se questi qui sono dei nemici, se li uccidiamo tutti quanti, alla fine del livello ci darà una vita. E se anche bruciamo tutti i cactus, riceveremo una vita alla fine del livello. E bruciamo questo coglione che ci prende in giro. Muori, stronzo. Ok, non perdiamo tempo. Allora qui ci sono due direzioni. Questa qui è la direzione primaria. Che, ok, mi sono fatto colpire furbescamente. E questi nemici si possono sconfiggere solo col fuoco, mentre questi per forza con la carica. E quando li colpirete la loro testa cadrà e dovete stare attenti perché esplode. Adesso cerco di farvelo vedere un attimo con quello lì. Allora, intanto dovete schivare i suoi colpi. Vedete? Ok, vedete che adesso la testa esplode? Ecco, dovete stargli distanti, dovete stargli. Ok. Vediamo un po'. Poi qui tipo ci sono quei nemici lì che in teoria ci potrei arrivare. Aspettate. Vediamo se ci arrivo. No, troppo distante. E cioè, insomma, non abbastanza. Ok, riproviamoci. Così andrà bene secondo voi, proviamo. Ma dove cazzo me l'ha sparato? Vabbè, insomma, ce ne andiamo dopo, dai, non ha senso. Allora, prendiamo le gemme. Senza che magari vada a sbattere addosso. Ah, to guarda. To una farfalla, me l'avrà bruciata lui sicuramente. Ok. Vedete quel contenitore là sopra? Dopo, più avanti, ci sarà il missile che ce l'aprirà. Ok, questa missione, queste due... Allora, vedete, adesso ci sarà questa missione qui. Che lui ci apre il ponte... E adesso quelle uova si schiuderanno. Dobbiamo uccidere tutti quanti i draghi, ma che mangino i robi. Ve lo mostrerò meglio nella missione. È una missione abbastanza complicata perché non mi ricordo l'ordine con cui si schiudono. Ok. Ok. La prima è già più facile. Ok, l'ultimo dov'è? Cazzo di quei cazzi. Dai, 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 dai. No. Perfetto, ce l'ho fatta. Well done, Grasshopper. Ok, Grasshopper. Ha detto Grasshopper, è il nome di una squadra svedese. Ecco, adesso dice, oh oh, sta arrivando un'altra ondata di uova. Questa volta la missione è di 5 stelle. Ok. Qui potrei fallire la missione, raga. Ok. Ok. Ok.
Ok, sono cagato. Se l'hai mangiato? Sono in tempo, sono in tempo. No, devo rifarla. Ok, vai. Dai, devo farcela. Ho mollato una ciccata sullo schermo. Ok. 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 Vai, vai, vai. Ok. Manca l'ultimo. No, cazzo, è distantissimo. No. Porca puttana, mi sono fregato, dai. Ok. Vai. Ok, stavolta ce la faccio. Buona, ce l'ho fatta subito, raga. Thank you for helping us. E siamo già a due sfere di questo livello qua. Perfetto. Ora possiamo uscire perché non ci sono più missioni collegate a questo robo. Ok. Collegate a questo tipo di missione. L'altra è... L'altra missione, raga, adesso ve la mostro. Possiamo già cominciare a farla adesso. Dobbiamo soltanto prendere uno di questi robi qui. Praticamente nell'altra missione dobbiamo uccidere tutti 8 di questi robi e prendere l'osso. Ok. E siamo un osso. Uno si trova qui dentro. Ok, te non mi freghi. Ah, però devo farlo per forza. Intanto bruciamo qua. Ok. Mi serve... ok, il più vicino è qui, il più vicino. Ok. Perfetto. Ora guardate che combo che faccio, raga. Guardate. Con questo colpisco lui, la cui testa rimbalza là e uccide sia la lucertola. No, non ha ucciso la lucertola, brutta bastarda, muori. In teoria devo uccidere la lucertola e uccidere il robot che mi dava l'osso. Ok. Andiamo avanti, armiamoci di questa, va, non si sa mai tanto. Ok. Ah, ce n'era un'altra. Ah sì, adesso sono i due robi. Ok. Non ho avuto difficoltà. Allora. Sì, qui c'è questa roba da rompere. Basteranno 3 colpi. Ok. Perfetto. E ce n'è un altro. Perfetto. Poi qui c'è il power up che non mi ricordo a quanti nemici... A 16 nemici si attiva, ok. Dobbiamo ritornarci dopo. Se muori. Ok. Vediamo se riesco già a uccidere lui, raga. Moto che suona, macchina che suona, insomma. Ok. Perfetto. Ah, conta come un nemico. Va bene, dai, allora. E se tipo faccio così? Vediamo se si poteva fare. Ok, esplodi. Sì, perfetto, combo. Siamo a 17, possiamo andare avanti. Sì, il potenziamento dura pochissimo. Vedete? Dov'è l'osso? Vedete quanto veloce che scende? E anche se mi ricarico... Non, se mi ricarico dura di più, perché in realtà... No, no, dura uguale. Tipo noi ci facciamo un giretto... Altro cactus. Ok. Ora uccidiamo questo. Basta che però non gira attorno a dove siamo. Ok, prendiamo un potenziamento e andiamo qui a prendere delle gemme. Poi lo riprendiamo un'altra volta e saliamo per di qui. E dobbiamo sperare che quel robo lì... Ok, perfetto. No! No, cazzo, dai, cazzo, dai, cazzo. Perfetto, giusto in tempo, ragazzi, giusto in tempo. Ok. Qui non ce n'è solo uno, ma ce n'è un altro. Ok. Fatto la cazzata. E siamo a 6. Una gemma da 25. Ora riprendiamo le piattaforme. No, ancora. No. No. Oh cazzo. No, non ci credo, no, porca di quella troia schifosa. Dai, cazzo, non puoi farmi ste robe. Brutti controller, brutti comandi di merda. Quanti sono? Ah, sono ancora 6.
Mi ha dato in stand by lo schermo. Dai, non ci credo. Dai, mi tocca rifarmi tutto. Dio di quel santo. Sono già 10 minuti. Non so cosa mi manca, raga. Quante gemme sono? 247. Che le abbia prese lì? Fatemi guardare, va. Dio di quel santo. Mi fa tornare indietro. Sì, io ho preso tutto. Che abbia preso le gemme? Che abbia preso le gemme anche da là dentro? Spero di sì. Ok. Boh, quasi quasi guardo, raga. Muori, stronzo. Mi sa che mi toccherà stoppare il video da qua dentro. Non riesco a stoppare il video. Sì, ho preso tutto. Sì. Non riesco a stoppare il video con il livello già finito. Sì, e qui c'è quello che ti fa la missione di riportare le ossa. Ma noi siamo già a 6. Altro cactus. Altra vita. E qui ci danno il talismano. Che è un osso con una piuma. Perfetto. Allora, non vi ricordo se vi ho spiegato cos'è la storbo qui. Che noi lo rompiamo e spawna da un'altra parte della mappa. Sempre più indietro spawna. Sì, che adesso noi ci torniamo indietro un'altra volta. Lo rompiamo qua dentro. Sì, non ce la faccio a finirlo. Ok. Ora torniamo ancora indietro. Prendiamo anche questa lucertola. Perfetto. Dovrebbe essere qui, se non mi sbaglio. Eccola. Boom. L'ultima volta. Che è ai piedi di quella salita. Altra vita. Dai, 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 dai. No. Vediamo quanti ce ne sono. Un buon numero, un buon numero. Ok, andiamo avanti. Stopperò il video tra pochi minuti, raga. Vediamo quanti mi piace, insomma, quanto consenso riceverà questo episodio di Spyro 2. Che è da tanto tempo che non ne carico uno, quindi... Possiamo anche passare per di qui, raga, guardate. Prendiamo la vita. E poi andiamo qui. Ok. Stando attenti a non morire come prima. Muori. Ok. Direi che in questi ultimi minuti farò questo pezzo qui. Vedete questi qui? Non li potete uccidere con il fuoco, perché questi qui fanno apposta a saltare più in alto del solito. Vedete, adesso proverò a ucciderlo questo. Ok, uno è andato. Ok. Buona. Anche te ti ammazzo adesso. Buona, manca solo questo idiota. Vediamo se li uccidi tutti. Sì, vita. Ok. Mangiati anche lui. Dammi le robe. E anche l'altra vita del cactus. Perfetto. Un'altra vita. Ok. Accendiamo il razzo e aspettate, ho preso tutte le gemme. Sì. Ok, andiamo dove del... Ok, sono cadute tutte quante qua sopra, perfetto. Sì, me ne mancano soltanto 350. Ok. Vediamo se riesco a finire il livello, raga. Manca un minuto... No. Ok. Contando che l'intro è quella più lunga... Ah, che stronzo, mi sono sbagliato. Vabbè, dai. Vediamo se riesco a finire. Beh, casomai lo farò un po' più lungo, dai, chi se ne frega. Ok. Ok. Posso farcela. Quella è una gemma da 25. Sì, li sono tutte. Ok, prendiamo prima lui. E abbiamo fatto la missione. Ci dà la sfera. E abbiamo tutte e tre le sfere. In più adesso ci sarà lo scheletro che farà un balletto che vi risparmio, perché è un balletto tristissimo. E anche perché non c'ho tempo. Adesso torniamo lì.
Con calma, senza morire. Ok. E prendiamo la gemma da 25. Eccola qua. Perfetto, abbiamo completato anche questo livello subito. Quindi ecco, mi butto nella lava. E io direi di fare exit level. E allora direi che questo per ottavo, direi che per questo ottavo episodio di Spyro 2 è tutto. Abbiamo preso tutte le gemme, abbiamo completato al 100% questo livello. Caricherò questo video senza preavviso, giusto per vedere quanto consenso riscuoterà. Quindi per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo video. Come sempre, pagina Facebook in descrizione. Ciao a tutti ragazzi.